Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Ho preparato tutti gli ingredienti per fare questo impasto per questi panini napoletani. Questa è la mia pasta madre che ho rinfrescato ieri sera sul tardi. E vado per iniziare, sciolgo il lievito con un po' d'acqua direttamente nella ciotola della planetaria. Questa ricetta viene da un impasto collettivo del gruppo Nuvola, Un amore di pasta madre. È una ricetta di Rosa Di Fonso. Io voglio rifare il video perché ce l'avevo sul canale, ma era un pochino datato, quindi lo rifarò di nuovo. Bene, come avete visto, ho messo anche lo strutto. Faccio sciogliere un po', poi aggiungo la farina, finisco di mettere l'acqua, tutta la farina. Io ho usato una farina 00 e una farina 0 come da ricetta. Ho messo il cucchiaino di zucchero, il sale, il cucchiaino di sale e il pepe. E giro, porto ad incordatura, giro 10, all'incirca 10 minuti. Una volta pronto, ho preparato già una ciotola con un filo d'olio dove metterò l'impasto. Ecco qua, io direi che è pronto. Ok. Ci faccio giusto un giretto di pieghe dei giri direttamente in ciotola. Ecco qua. Copro, scusate, dovevo mettere un po' d'olio. Copro e lascio all'incirca 4-5 ore. Adesso le giornate sono più calde, lieviterà, sono sicura, prestissimo. A dopo. Bene, passato il tempo, io mi sono preparata già gli ingredienti per farcire questi panini e vado subito ad allargare l'impasto sul piano di lavoro. Ci metto un po' di farina, così lo lavoro meglio. Ok, ora lo allargo prima con le mani. Così, nel frattempo sto lessando anche le uova perché ci vanno anche due uova lessate. Ho tagliuzzato bene il salame, la mortadella, il provolone piccante. Allora, lo allargo e devo fare un rettangolo. La ricetta parla di all'incirca 60-70 cm di lunghezza e 40 di larghezza, però insomma ci regoliamo. Ecco, io adesso lo allargo, poi lo misuro. Se anche le misure non sono uguali, non è così importante. L'importante è farlo un pochettino più cioè sottile, ma non molto, altrimenti poi si rompe. Adesso vediamo. Ecco, io lo allargo un altro pochino e ci siamo. Lo tiro, vedete. Così, in questo modo. Scusatemi la voce. Ok. Lo misuro. Beh, il mio non arriva a 70, sui 60 cm. Lo allungo un altro pochino, lo assottiglio un altro po'. Ok. E adesso vado a farcirlo. Ci metto tutti gli ingredienti che ho preparato. E forse era meglio mischiarli prima. Ecco, vi do questo consiglio: mettete tutto dentro una bacinella e mischiate bene, perché sennò altrimenti così vedete, devo dividere un po' per non far ammucchiare, diciamo, che so, tutto il salame da una parte, il formaggio da una parte. Sì, era meglio mischiare direttamente dentro una ciotola. E
Io ci metto in più anche un würstel, questo è un würstel dell'Alto Adige, così mischio i sapori napoletani con l'Alto Adige. Ce l'avevo in frigo e quindi l'ho usato. Ecco qua, cerco di mettere bene anche fino ai bordi. E poi ci metto le uova spezzettate. Scusatemi. Finisco di sistemare, poi inizio ad arrotolare. O se voi vo non volete fare i panini, volete lasciare il casatiello lungo, magari arrotondato a ciambella, come di solito si fa, potete farlo. Questo perché mi è stata fatta una domanda sul video vecchio, quindi sto rispondendo. Bene. Adesso inizio a rotolare dalla parte della lunghezza, come ho detto, e piano piano vi faccio vedere, ecco qua, così. Scusatemi, mi è saltata la sequenza dell'inizio. Arrotolo piano piano senza romperlo. Sistemo bene i bordi, se no rimangono i vuoti. Ok. Bene. Ecco qua, ci siamo. Poi lo chiudo. Sposto un pochino perché per distribuire bene tutte quelle cose buone che ho messo dentro. C'è già un profumino invitante. Ecco qua. E adesso mi sono preparata la teglia dove andrò a poggiare i panini perché ci vorrà una seconda lievitazione. Questo è il primo che c'è l'angolo, lo aggiusto un pochino e quindi mi taglio questi panini. Non molto grandi, quindi così. Li taglio e li appoggio sulla teglia. Vedete come sono carini. Ci vorrà altre 2 ore, da come dice la ricetta, altre 2 ore di lievitazione. Li finisco di tagliare tutti. Negli impasti collettivi, naturalmente, noi seguiamo tutte le indicazioni. Le descrizioni che Rosa, l'amministratrice, ci dà quando si fanno i collettivi. Ora questo l'ho ripreso da un video vecchio, però ho ripreso tutti i passaggi. Beh, stamattina la mia voce è così. Sapete che siamo ancora in fase di emergenza, ogni volta ci sentiamo un po' di raffreddore, di tosse, ci viene in mente, ma avrò preso il virus? Spero proprio di no, eh. Speriamo di uscire presto da questa situazione perché è veramente stressante. Bene, i miei panini sono pronti ed ora li copro con la pellicola e li lascio. Aspetto altre 2 ore. A dopo. Passato il tempo, eccoli qua. Ho preparato un uovo con un po' di latte. Li spennello, li aggiusto un pochino perché si sono leggermente adagiati. Li spennello, dicevo, così verranno belli lucidi sopra e dorati. Ho acceso il forno a 200 gradi. Ecco qua. E vado, sono credo 10, una ventina di panini, poi li conto bene. Ecco qua. A me ci sono voluti 40 minuti, però ecco, dipende molto dai vostri forni.
ho infornato tutte e due i suoletti, l'ho messo sopra quello piccolino ed eccoli, eccoli a cottura terminata. C'è un profumo buonissimo, invitante, che ti fa venire l'appetito, veramente. Bene, naturalmente questi panini sono buoni anche il giorno dopo e anche l'altro, si mantengono bene, però magari scaldati sprigionano tutto il profumo delle cose buone che ci sono dentro. Ecco qua, io naturalmente ne assaggio subito uno, poi magari ci ceno, siamo arrivati alla sera, quindi è ora di cena. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, intanto vediamone uno dentro com'è, bello, molto bello, benissimo. E vi invito a condividere il video, a lasciare un like e a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!